Sulla faccia, dritto sulla faccia. Oh, ehi, capo, che succede? Fortuna che sei qui. Prego, capo. Volevo pranzare da Pepe, ma Carlo sta male. Mi accompagni tu? Sì, certo, capo. Bravo. Sto morendo di fame. Il ferro ce l'hai? Certo. Potrebbe servirmi. Sai com'è. Le cose con Morello sono troppo tranquille. Ma magari sono solo nervoso. Allora come va, Tom? Lo sa come va. Va bene. Certo, lo so, tengo d'occhio i registri ogni giorno, ma visto che è successo quello che è successo, so anche che un capo deve parlare ai suoi sottoposti senza lasciare che altri si mettano a mezzo. È iniziato il coso ed ero mutato. Stiamo trattando con gente di una certa classe. Mi piace avere a che fare con tutti questi pezzi grossi che abbiamo per le mani. Meglio di quegli imbroglioni che cercavano di piazzarci le rimanenze prima del 21° emendamento. Ah, ed è solo l'inizio, Tom. Ho dei progetti. Molta gente valida in fila per la propria parte. Mi fa piacere. No, ci sono poliziotti ovunque, non si può togliere il limitato. Sto coglione di... Niente, non si può togliere l'imitatore. Sbirra una pattuglia nei cazzo di 2 metri, boh. Ci credo che ti fa piacere. Un po' di tempo lontano da Bowley e i suoi piani idioti. Devo ammettere che è un altro tipo di conversazione, capo. Non ho dubbi. Però io, Sam e Bowley siamo molto legati. Ne abbiamo passate tante assieme. Già, lo so bene. Ok, qua ci arriviamo un po'. Non c'è nessuno. Qua c'è un'altra pattuglia, ovviamente. Non penso sia perché ho messo tipo la difficoltà massima, penso che sia così di default che ci sono tutte queste pattuglie della polizia. Questa missione qua comunque dovrebbe essere abbastanza bella. Sbirro qui all'angolo. Basta, per favore, spegniamo sta musica che da solo che fastidio. Ok, sono arrivati. Ho pensato a questo pranzo per tutta la settimana. Aspetta di assaggiare la cassata, Tommy. Oh, il vino! Ehi, altro vino qui, Amory! Mi piacerà assai questo vino, è un... Don Salieri! Prego, amico mio, benvenuto! È un piacere, Pepe. Sì! Ehi, su! È arrivato il nostro ospite! Che cosa prevede il menù? Mia madre sarebbe onorata se voi assaggiaste la sua caponatina. Eccellente, bravo, bravo. Molto bene. Lasciate che vi prenda una sedia, eh? Prego, sedetevi. Sì, sì. E da bere? Un bel Chianti. L'ho messo da parte apposta per voi, eh? Oh, bene, bene, bene. Vi lascio. Sono felice che hai smesso, Tom. Beh, Sara ha minacciato di lasciarmi. Lo so. Minga, perché avevo un bicchiere di vino, lo lascio adesso, ok? L'ho spinta io a farlo. Ma come? Bella, gli ha detto lui. Non volevo che commettessi errore di convertirci. Sì. Bello che glielo dice mentre lui c'ha il vino davanti. Sei un grande, cazzo. Ah, Pepe, è tutto squisito come sempre. Molto bene, grazie, Don Salieri. I complimenti di un buon gustaio come voi mi riempiono di gioia. Se sapessi con cosa ho cenato, non mi chiameresti buon gustaio.
Salieri! Forza, vieni fuori e facciamola finita! Dai, stanalo giù! Merda, attenti! L'uscita principale è presidiata. Può camminare? Sono troppo lento. Gli tenderemo un'imboscata. E li terrò occupati mentre li aggiri passando da retro. Ne è sicuro, capo? Falli fuori, Tommy. Nessuno deve tornare a casa sano e salvo. Ok, capo. Gli ha rovinato il pranzo, sto ciccione incazzato adesso. Cerca di fare fretta. Ma perché mi apre l'over di Steam? Ma che palle! Un culo. Torno quando ho finito. Ok, bello per il Thompson. C'era il mio. Sì, ok, ho ripreso i colpi ora. What? Che bug, mi sono scomparsi i colpi. Fanculo sto stronzo. Mi hai salvato la vita, Tom. Dobbiamo andare, capo. Tra poco arrivano gli sbirri. Fammi riprendere fiato un momento. Adesso la riporto al bar. No, non al bar. Andiamo da Carlo. Quel bastardo sapeva dove sarei stato oggi e si è dato malato. L'ha venduta. Ci ha venduti. Hai rischiato la pelle anche tu. Sì, lo so, capo. Carlo convive con una ragazza a Holbrook. Andiamo a sentire che cosa ha da dire. Premi sul pedale, Tom! Se Carlo resta vivo ancora un minuto di più, vado fuori di testa! Certo, capo. Incredibile, quei bastardi hanno avuto le palle di distruggere la mia auto. Non può essere stato che Carlo, suo padre, aveva legato con Morello all'inizio. Il frutto non cade mai lontano dall'albero, eh? Ho pianto al suo funerale, ma quello del figlio riderò. La madre è già vedova, Tom, e per colpa sua resterà del tutto sola. E per cosa? Un po' di soldi per comprarsi la droga e io che gli sfondo il cranio a calci.
Sai una cosa? Sono felice, felice che sia successo. Così ammazzo un altro stronzo, entro in guerra con Morello e andiamo sui materassi. Oggi è il giorno della svolta. Sembra proprio di sì. Mia, proprio incazzato nero. Ospite uno, lo accogli nella tua famiglia. Lo tratti con rispetto e lui te ne paga così, così. A questo punto chissà che altro ha spifferato. La fattoria, le scommesse, l'agguato al parcheggio. Potrebbe essere sempre stato lui. Cristo santo, qualcuno ha informato Morello dei nostri traffici per anni e ce ne accorgiamo solo quando i suoi vanno così vicini a farmi fuori. Perché non lascia andare prima me, eh? Forse Carlo se l'aspetta. No, Tom, la prima e ultima cosa che vedrà sarà la mia faccia. Che cazzo? Brutto bastardo di un cerino. Cosa stava scopando con le mutande questo figlio? Sai che sei un uomo morto, Carlo. Tutto ok, capo? Sì, solo affaticato. Ora riprendo fiato. Ma deve sempre riprendere il fiato. Non fartela scappare. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Carlo, torna qui! Vogliono uccidermi! Ehi, non abbiamo finito! Tommy, ti prego! Posso spiegare? Ripensaci, Tom! Ti prego! Lasciami parlare con il capo! Posso spiegare tutto! Tommy, posso spiegarti? Morello avrebbe ucciso mamma! Ho dovuto farlo, ho dovuto! Mi hanno costretto! Ok, no, non parli più. È ancora vivo. Ah no, è ancora mezzo vivo. Non ne sono certo. Oddio, gli sto spaccando la testa. Ora lo siamo. Minchia, mi ha distrutto la testa. Ehi, Sergio, come va? Sempre in forma? Certo. Che c'è qua? Un attimo. Ma è Gordy? È lui. Ehi, Gordy, come stai? Bello, non ti riconoscevo quasi. Che ha fatto? Hai detto che c'erano problemi già al porto, giusto? Sì. Ma niente di ingestibile. Sì, beh, ho chiesto un po' in giro. Chi sto stronzo organizzava uno sciopero. E gli scioperi danneggiano il business. A meno che non li organizzi tu. Già. Ho pensato che il sindacato ha bisogno di una nuova guida. A te va bene? Ma certo. Bene. Ora, che mi dici dell'aucia cosa? Sono qui per questo. Salieri è sopravvissuto. Figlia di puttana! Pure lui è incazzato nero adesso. Mado incazzato. Non lo so ancora. I nostri sono tutti morti, come quelli del ristorante. E basta con sti lagni. Qui stiamo parlando. Che mi dici che da nulla è dato Carlo? L'abbiamo trovato con la testa spaccata come un cocomero. Non ho mai visto nulla di simile. Salieri deve aver capito che l'aveva cedito. Maledizione! Così non riesco a ragionare! Scoppierà una guerra. Tenessi da stare muto! Siamo in guerra da quando è morto Peppone. Ora è alla luce. Chi è Peppone? Cosa vuoi che faccia? Fatti un giro. Avvisa i ragazzi di stare all'erta, di stare pronti. Ok. Spargo la voce.
Ehi. Cerca solo di stare attento. Anche tu, Don Morello. Ok, direi di fare anche un altro. Okay, questo qui. Siamo solo all'inizio di qualcosa di enorme. Dici? Morello ha cercato di uccidere il Don. Ehi, ti vogliono di sopra. Salgo subito. È guerra, Tom. Da oggi in poi siamo in guerra. Ok, se lo dici tu. Non abbiamo ancora avuto problemi. Ma che erano le scale qui? Lontano dai qua. Guai. Insomma, mica tanto. Tutto il giorno qui, al magazzino e in tutti i nostri business. La gente sotto la nostra protezione. I ragazzi sono in posizione. Bene. Possiamo fare la nostra mossa? Tra poco. Prima dobbiamo indebolirlo. Morello ha sul libro paga sbirri, politici, addirittura giudici. Noi non possiamo pagarli tutti. Li spaventiamo e poi li spingiamo a lasciare la nave che affonda. Accoppiamo il fesso giusto, così tutti gli altri capiranno che rimanere con Morello è una scelta di merda. Questo se merita il cappotto di legno più di tutti, Ghillotti. L'assessore è incazzato per la morte del figlio, quindi non tradirà mai Morello. Cristo, quel bastardo è una spina nel fianco del 32. Voglio occuparmene io, capo. Perché credi di essere qui? Vinny ha organizzato tutto. L'assessore festeggerà il suo compleanno con un ricevimento su un piroscafo. Ha fatto le cose in grande. Alcolici, donne, fuochi d'artificio. Farà anche un discorso per la stampa. Che tipo di sicurezza? Le solite cose, direi. Sì, ci sarà qualche uomo armato. Ma nessuno degli invitati muoverà un dito per proteggere quel pezzo di merda. Ok. Vado alla festa e gli piazzo un colpo in fronte. Allenta, giovane. Ghillotti è corrotto, ma non è stupido. I suoi perquisiranno chiunque salirà sul battello. Non puoi marcarti con un'arma. Quindi, come... Lo butto nell'acqua e vediamo se galleggia. Non fare il cazzone con me, gli sparerai lo stesso, porca puttana. Una volta a bordo ti dirigerai a prua. Abbiamo pagato un inserviente per nascondere un revolver in bagno. Poi te ne starai tranquillo. Socializzi, nascondi le tue vere intenzioni fino all'arrivo dei Ghillotti. Aspetti che il bastardo inizi il suo discorso e solo allora gli piazzi una pallottola in mezzo agli occhi. Devi farlo in pubblico, così che se ne parli. Certo. Ma il piano per farmi tornare a terra? Sam e Polly ci stanno lavorando giù al porto. Raggiungili e ci penseranno loro a spiegarti tutti i dettagli. Ok. Ghillotti è un uomo morto. Dopo stasera non sarà più un problema. Sì, va bene, ci conto. Buona fortuna, Tom. Raggiungi il porto. Sì, non mi fa correre però, che palle. Cioè qui dentro non mi fa correre, vabbè. Ok. Questo porto, ah, è lì. Ok.
Trova Sam. E dov'è Sam? Attenzione, attenzione, ora vi riceveremo a bordo, ma dovrete presentare i biglietti. Uomini, ragazzine e... La famiglia più distinta della città. Capisco che siano giorni difficili. Ma che era? Ci sei anche tu. Non mi dai l'idea di uno con l'invito? Gli amici che ho io sono di tutt'altra risma. Beh, ecco il nostro Pier. Lì dietro c'è un marinaio del vaporetto. È scivolato e ha sbattuto la testa. Ma la sua bella divisa bianca è a posto. Grazie, vado a cercarlo. Ah, vabbè, quella è solo una nota. Questo tizio qua nel cesso. Finalmente hai trovato un lavoro onesto. No. Ricorda, sii disinvolto. Aspetta che parta il battello e prendi la pistola. Il custode l'ha nascosta in un bagno. Quando ero bambino. Ok. Poi sali sul tetto. Aspetta che Ghillotti finisca il suo discorso e fallo fuori. Poi come me la filo? Poli ha rubato un motoscafo. Finito il discorso, iniziano i fuochi d'artificio. Appena li vediamo, partiamo. Cercate solo di arrivare in tempo. Non preoccuparti. Andrà tutto liscio Poli. Come l'olio. Sei un figurino, Tommy. Se la divisa non si rovina, tienile. Te do una prova. Sei quello nuovo. Cristo, te la sei presa comoda. Tu credi che ce la farà? Di sicuro riuscirà a far fuori Ghillotti. Ma per scendere dalla barca gli servirà un angelo custode. Non gli serve un fottuto angelo. Ci siamo noi a guardargli le spalle. Are you sure about that? Andiamo. Ehi, ti manca molto? No, stavo andando a pulire i bagni, ho sentito degli ospiti lamentarsi. Pulisci i bagni di tua spontanea volontà? Ah! Come vuoi. Lì c'è uno straccio. Controlla ogni ponte. Per caso ti ho già visto da qualche parte? No, non credo proprio. Giurerei di sì. Eri forse col sindacato? No, spiacente, non sono di qua. Chiedi del custode all'equipaggio. Ah, penso i costi sulla minimappa dovrebbero essere i membri dell'equipaggio. Da dove credi che sì. Per caso hai visto il custode? No, ma se dovessi scommettere direi che è ubriaco in sala macchine. Bene, ubriaco in sala macchine. Sono un popolo curioso. Sarà macchina, ecco. Ah, ci hai messo parecchio. Tom, giusto? Ho nascosto la pistola nel cesso di poppa, sul ponte di mezzo. Vale a dire? Esattamente sopra le nostre teste. La chiave è lì sul tavolo. Sopra di noi, al coso. La chiave è qui sul tavolo, ok. Pronuncia di nuovo il mio nome. Che balzo ha fatto per prenderlo? Ti ritrovi a galleggiare in acqua. È chiaro? Sì, sì, ok. Ok, ma devo andare a recuperare l'arma. Non so se è a questo piano, mi ricordo se è a questo piano o un altro. Proviamo qua. No, mi sa che è qua invece. So chi sei. Tu sei ancora questo.
Cosa avresti intenzione di fare? Tanto per cominciare ti prendo a calci in culo. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Oddio, che pugno l'ha tirato? Avanti. Dove cazzo sei? Ok. Trova un punto d'osservazione. No, non è di qua. È sopra. Ciao, state godendo la festa? Basta che il bar resti aperto. Bene, bevene uno per me. Grazie di essere venuti. Eccovi, grazie a tutti, grazie. E benvenuti a questa mia vesticciola. Aspetta i fuochi d'artificio. Dunque, come sapete, è stato un periodo difficile. 3 anni fa mio figlio Billy ci ha lasciati. Una pedina innocente in una guerra mortale. Una vittima della malattia chiamata criminalità organizzata. E da quel giorno vivo con l'obiettivo di debellare questa malattia. Quest'oggi siamo qui per festeggiare il mio 50° compleanno. E un futuro migliore per Lost Heaven. Questi fuochi d'artificio su, però. Li affogheremo come topi di fogna. Grazie, grazie a tutti. Sì, e sì, ora prego. Via allo spettacolo. Bella, sta lì a dirmi ce ne dobbiamo andare, che sono qua a fightar con la gente. Ce ne dobbiamo andare, mi...
Bella però sta missione.